L'Assemblea di CittaSlo Internazionale 2022 si è svolta ad Orvieto, nella città che ospita la sede internazionale. Nella magnifica cornice del Palazzo del Popolo, oltre 160 delegati e sindaci dalle CittaSlo internazionali hanno partecipato a questa due giorni intensa e davvero di grande importanza, che è andata oltre ogni aspettativa. Altre 100 delegate e delegati da tutto il mondo, dalle 300 città in 32 paesi, hanno potuto seguire online l'assemblea. È stata aperta l'assemblea da una tavola rotonda di grande importanza con il sindaco di Izmir, nostro vicepresidente internazionale Tunç Soyer, Walter Ganapini e Bon Son, il coordinatore della rete coreana, Giacomo Degli Antoni, professore dell'Università di Parma, e il nostro Giuseppe Roma del Comitato Scientifico di CittaSlo Internazionale. Il tema della tavola rotonda era CittaSlo Metropolis. CittaSlo Metropolis is a big dream which has roots for a long time ago. And now, since 2 years, in Izmir we are working very hard to implement the criteria of CittaSlo to a metropolis. Grazie a Izmir, grazie a Tunç Soyer, abbiamo portato il risultato di 2 anni di pilotaggio. Pilotaggio delle CittaSlo Metropolis significa che i quartieri metropolitani vengono identificati quasi come piccole città nelle città. E questi quartieri diventano CittaSlo lentamente, piano piano, con un metodo nuovo, con il confronto diretto con la comunità. Tante piccole comunità che rappresentano le CittaSlo metropolitane. Ma l'assemblea è stata molto di più. L'assemblea, per esempio, ha portato in evidenza l'altro progetto strategico in atto, che è quello di CittaSlo in progress o in itinere. CittaSlo che partono, non dico da zero, ma quasi, con territori più complessi. Ad esempio, in questo caso stiamo parlando della prima CittaSlo in progress, Matambo, nel nord del Mozambico, che ha reinterpretato i criteri, i punti di qualità di CittaSlo proprio per diventare una realtà migliore. Matambo rappresenta un esempio di CittaSlo in itinere, un luogo dove praticamente non c'era nulla e dove stiamo svolgendo la progettazione proprio seguendo i parametri della qualità della vita e della dignità della persona che abbiamo in comune con CittaSlo International. Ultimo elemento strategico di questa assemblea è stato quello che ha provocato anche un cambio votato all'unanimità di statuto a livello internazionale, è quello dell'inserimento non solo delle piccole città, non solo delle città metropolitane e quartieri, ma anche dell'area CittaSlo. Quando minimo 3 CittaSlo contigue sono d'accordo di fare almeno un progetto insieme all'anno, possono fregiarsi del titolo di area CittaSlo. Al termine dell'assemblea è stato annunciato il comitato di presidenza agli inizi di settembre a Izmir in occasione di Terra Madre Anatolia con Slow Food Internazionale. Abbiamo lanciato la domenica CittaSlo Sunday 2022 e un nuovo progetto che interesserà e cointeresserà molte delle CittaSlo mondiali, che è CittaSlo Wine, e che stiamo cantierando proprio in queste settimane. Vorrei ringraziare i ragazzi dell'Istituto Majorana di Orvieto, Istituto Superiore, che hanno fatto con i loro insegnanti e la dirigente Coppola davvero un lavoro straordinario di reception e anche di accompagnamento guidato delle delegazioni straniere nella scoperta della città di Orvieto e dei dintorni. E tutto questo è avvenuto all'interno del progetto Scuola Lavoro e comunque ha arricchito sia le esperienze dei singoli studenti sia le esperienze dei nostri ospiti, che hanno potuto avere degli anfitrioni, giovani anfitrioni preparati e appassionati, che li hanno condotti nella scoperta della nostra straordinaria città che è Orvieto.